stata, posso dire, le 24 ore più belle della mia vita. Sono molto emozionato perché non neanche inizio partita sono riuscito a fare un discorso ai ragazzi perché onestamente è un giorno e mezzo che piango, ragazzi. Sono in una fase di emotività clamorosa. Volevo ringraziare tutti, dal presidente ai tifosi, alla squadra, a tutto l'ambiente Granata, perché mi sono accorto di avere veramente una vicinanza clamorosa, clamorosa, non me l'aspettavo. E oggi era il minimo ripagare sul campo tutto questo affetto, tutta questa passione da parte di tutti. E tornando prima, di solito sono duro, io sono una persona che fa della durezza, diciamo, essere tutto d'un pezzo la sua caratteristica, ma forse magari questa umanità che hanno visto nei miei confronti oggi, perché veramente non ce l'ho fatta a parlare, perché mi scendevano le lacrime dentro lo spogliatoio e i ragazzi l'hanno percepita come un qualcosa che dovevano fare in più per il proprio capitano, magari. E le parole del mister poi sono state un qualcosa che ci hanno dato ancora più carica. Ovviamente scherzando, io ho detto non è che posso fare un fiolo al giorno per fare fa un dare un input del genere alla squadra, però le 24 ore più belle della mia vita. Il tuo rientro dalla squalifica è coinciso ovviamente con una vittoria così No, larga. ma non è. Guarda, oggi ho fatto anche una partita al di sotto delle mie Sì. prestazioni, perché poi l'emotività ti dà, l'emotività ti deva, però lì in campo, quando i ragazzi ascoltano e quando i ragazzi stanno bene, non si è addobbinati. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita stratosferica, cattivi, su tutti i palloni, hanno corso, hanno contrastato, hanno lottato. Il calcio è questo, il calcio è questo. Purtroppo, mi duole dirlo, ma nei primi 6-7 mesi ne abbiamo visti tutti i colori. Adesso è arrivata una persona che qua, che è Salvatore Guida, che mi è bastato che mi ha detto una cosa. Ha detto: io mi voglio salvare. E che è la stessa cosa che vuole la squadra. Prima avevo la percezione che c'erano tutte delle situazioni che andavano contro questa cosa. E lo sfratto dagli hotel e un ripescaggio andato male e una partita persa a tavolino e partire alle 5 della mattina e la combutta totale sempre con i tifosi sono cose che una squadra giovane arriva dopo 6 mesi che arriva dilaniata. Cioè non mi è mai successo in carriera, 22 anni che gioco. Ho vinto i campionati, ho vinto i finali playoff, ho vinto dei playout, ma sono anche retrocesso. Ma questi 6 mesi non l'ho mai vissuti. Quindi Salvatore Guida ci ha dato una serenità e un input clamoroso da parte della società, che c'è una stessa unione di intenti. E nel calcio è fondamentale. Nel calcio è fondamentale avere serenità, avere compattezza, avere unità. E questo fano adesso ce li ha. E speriamo che adesso ci si va a prendere questa benedetta salvezza contro tutto e tutti. Noi siamo pronti. Combinati, la nascita del suo primogenito Giulio potrebbe coincidere, dovrebbe coincidere con una rinascita del faro per questa Ma salvezza, se non diretta, non gli comunque darei questa responsabilità trovata. adesso, già è No, talmente no, piccolo. a lei, non a suo figlio, che Quindi non diamogli questa sarebbe responsabilità. Io l'ho detto, venuto. c'è una squadra di ragazzi per bene, c'è un ambiente che oggi si è ritrovato in una maniera clamorosa. Quindi sono tutti segnali positivi. Adesso non c'è tempo neanche di gioire perché mercoledì ci aspetta una battaglia che non si immagina laggiù che battaglia che troveremo. Ci mancherà Mancini perché ha avuto la munizione, ci mancherà Saponaro purtroppo che ha avuto purtroppo ce ne stanno capitando in tutti i colori. Però quanto c'è unità, quanto c'è attaccamento, quanto c'è voglia, quanto c'è cuore, quanto c'è passione. È difficile che poi le cose vadano in una maniera negativa. Noi ce la metteremo tutta.